Accomodiamoci, prego segretario, faccia l'appello. Di Biasi Franco, di Filippo Giuseppe, Crispino Francesco, Russo Gennaro, Marciano Pietro Paolo, Cammarota Giuseppe, La Porta Massimo, Perrone Gianluigi, Di Nardi Eleodoro, Buonora Maristella, assente, giustificata. Frammondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppina, Coppola Salvatore, presente in video. Buongiorno. Conferenza. Abate Agostino, assente. Pesca Mario, presente. Adamo Coppola, presente. Presenti gli assessori Mutalipassi, Benevento e Lampasura. La seduta è valida. Buongiorno a tutti. Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno, voglio ricordare all'intero Consiglio che in queste ultime ore di questo, non so come definirlo, benedetto maledetto 2020, nella nostra città sono venuti a mancare due illustri cittadini. Voglio chiedere all'intero Consiglio Comunale di prendere un minuto di raccoglimento per la loro scomparsa. Sono il preside Costabile Cilento, già sindaco della città di Agropoli, e l'imprenditore Russo Carmelo. Ambedue sono stati artefici di una svolta negli anni 70-80 della città, sia sotto l'aspetto sociale, culturale ed economico. Un minuto di raccoglimento. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, articolo 20, comma 1, decreto legislativo 175/2016, relaziona l'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno ai consiglieri presenti in aula, ai telespettatori, agli assessori e ai telespettatori che ci seguono da casa. Come questo Consiglio ricorderà, nel 2016 è entrato a far parte del panorama legislativo nazionale il decreto legislativo 175/2016, che è meglio noto come testo unico delle società a partecipazione pubblica, il quale impone agli enti periodicamente di procedere a una revisione, a una razionalizzazione delle proprie società partecipate. Il primo adempimento al riguardo, che fu chiamato revisione straordinaria, è stato effettuato nell'anno 2017 e periodicamente, una volta all'anno, entro la fine dell'anno, l'ente è tenuto a procedere all'approvazione e all'elaborazione di questo piano. Ricordo a questo Consiglio che le partecipazioni detenute da questo ente si raggruppano schematicamente nella partecipazione del 97,58% dell'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, nella partecipazione al 33% nell'acquedotto del Colore Lucano azienda speciale, nella partecipazione al 27,07% nel CST Sistemi Sud SRL, nella partecipazione al 15,66% nella Magna Grecia Sviluppo Società Consortile Responsabilità Limitata, nella quota del 5,90% dell'Assis Salernitana Rete Impianti, nella quota del 2,90% nella Trasporti Marittimi Salernitana, questa società è in liquidazione, nella quota dello pari allo 0,56% del Cilento Regeneresio a responsabilità limitata e
nella quota del 9,49% del Codisa 4, anche questo è un consorzio in liquidazione. Preso atto delle novità legislative che sono pervenute, l'unica società partecipata che dovrebbe essere oggetto di razionalizzazione è il CST Sistemi Sud, per il fatto che la stessa non ha avuto come media nel triennio precedente un fatturato superiore al 1 milione di euro. Però la normativa impone all'ente di procedere alla vendita della terza sezione entro il 31 dicembre 2021, qualora, siccome però questa società ha richiesto un finanziamento appunto per implementare la propria attività e quindi è in corso un riconoscimento di questo finanziamento che possa poi permettere loro di implementare la loro attività, quindi eventualmente di poter superare il fatturato di 1 milione di euro, può darsi pure che arrivati alla data del 31 dicembre 2021 si possa procedere con il mantenimento senza procedere alla razionalizzazione e quindi all'eventuale dismissione di questa quota. Pertanto chiedo al Consiglio l'approvazione. Grazie Assessore, ci sono interventi. Prego Consigliere Pesca. Più che un intervento, soltanto una richiesta. Assessore, non è stato riportato all'interno della delibera se c'è un costo per il Comune di Agropoli per queste qual è il costo del Comune di Agropoli per la partecipazione a queste società? Qua non stiamo parlando di costi, i costi stanno quando noi approviamo il bilancio di previsione, è logico che noi sosteniamo dei costi, ma noi questa qua si tratta soltanto di rifare una razionalizzazione, una ricognizione, se ci sono i criteri normativi per il mantenimento di queste partecipazioni, non di quanto loro costano all'ente, perché quanto costano all'ente noi l'abbiamo nel bilancio di previsione di cui è stato già ampiamente discusso in questo Consiglio. Però io ritengo che, parlando di questa società, era opportuno anche indicare ai cittadini che partecipano, quindi a tutti gli agropolisti, anche i costi di queste società, volta per volta, e quali erano i vantaggi del Comune di Agropoli della partecipazione a tale società. Credo che andava fatto un quadro generale anche come delibera. Ma questo è quello che io ritengo personalmente, là dove doveva essere votata oggi questa delibera, che è importante perché sì, comunque noi portiamo a conoscenza, noi partecipiamo in questa società, ripeto, comunque con del capitale dei cittadini agropolesi, e credo che era opportuno che quantomeno veniva fatta un'analisi di ogni società e quali erano i vantaggi del Comune di Agropoli per queste società e quali erano i costi del Comune di Agropoli. Questo ritenevo che andava fatto. Grazie. Sì. Consigliere, ripeto, è stata applicata la normativa. L'articolo 20 del testo unico del TUSP, del 175/2016, prevede questo obbligo di razionalizzazione o di ricognizione della partecipazione alla società. È previsto anche uno schema di razionalizzazione. Se lei prevede, questo è uno schema ministeriale, non è previsto da nessuna parte che vada indicato quanto costa la partecipazione, perché non è questo l'oggetto della questione. L'oggetto della questione è solo l'eventuale mantenimento rispettando i criteri della norma. Grazie. Vabbè, ma io non contesto che non è stato fatto a norma questa delibera, non sto contestando questo. Dico soltanto una cosa, che laddove la prossima volta bisogna parlare delle società partecipate, facciamo un quadro generale su tutto. Questo è quello che chiedevo. Grazie. Io giusto un Prego, secondo, sì. Consigliere, è corretto quello che lei dice. Dice, noi dobbiamo capire quanto costa, ma in realtà neanche il quanto costa è rilevante. Io penso quanto sia utile una cosa, no? È chiaro che una cosa può costare tantissimo, ma se è di grande utilità è bene tenerla. Una cosa può costare poco, ma non serve a niente, e quindi è il caso di eliminarne la partecipazione. Ma i nomi che ha ascoltato, a cominciare dalla Colli Centro Servizi, sa quanto è strategica per l'ente questa società e i servizi che svolge. Abbiamo parlato della CST Sistemi Sud, una società che lavora nel campo informatico, e quanto è importante, quanto sarà importante qui a poco l'informatizzazione. Sapete che i fondi del Recovery Fund molto sono puntati sull'innovazione tecnologica, quindi diciamo sono partecipazioni in società che io ritengo debbano essere conservate, perché hanno una loro logica strategica per il futuro dell'ente. È chiaro che però ci appassiona sempre, e mi fa piacere insomma che l'abbia sottolineato, l'idea in qualche modo di stare sempre a controllare se nell'ambito delle partecipazioni c'è la convenienza. A oggi, dalla verifica che abbiamo fatto, posso tranquillizzarti dicendo che effettivamente al momento hanno tutta una grande utilità, però coglieremo l'occasione, consigliere, per riguardarla naturalmente
insieme cercando di capire effettivamente dove si può, come sempre, si può fare, migliorare e implementare i servizi per rendere ancora più utile. Quindi penso che il senso della delibera che rispetta la legge ci sta, ma anche il senso del suo intervento c'è. Però la garantisco che fino ad ora tutto quello che abbiamo verificato e l'utilizzo del valore della, per l'ente, per le società, ci sta tutto. Però ripeto, non mancherà occasione, insomma, di rivederlo con calma e di approfondire questo ragionamento. Ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Consigliere Coppola? Favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Consigliere favorevole. Coppola. Contrario? Nessuno. Astenuti? Pesca. Il Consiglio approva. Secondo punto all'ordine del giorno, articolo 194,1, lettera A. Riconoscimento debito fuori bilancio, accordo transattivo con la controparte Vittoria SRL, con rateizzazione pluriennale. Relaziona il sindaco. Sì. Prego, sindaco. Allora, stiamo parlando di un residuo di un pagamento. Sono passati molti anni, qua c'è un problema di rapporto tra il Comune di Acquaviva e Ecoambiente. Ricordate, Ecoambiente è la società che in particolare gestiva lo smaltimento dei rifiuti, in particolare gestiva lo STIR. Cosa è capitato? È capitato che nell'ambito di un accordo di transazione e rateizzazione del debito a suo tempo, alcune fatture non furono inserite, perché facciamo riferimento a un periodo storico molto particolare dove si è ricordato un po' di confusione rispetto ai siti di stoccaggio e allo smaltimento, c'è un periodo di scioperi a suo tempo della struttura STIR che portò certamente la società in difficoltà e un po' di confusione. Quindi quando facemmo l'accordo alcune fatture non furono inserite e quindi erano rimaste praticamente impagate, e quindi correttamente, anche sulla base del ragionamento transattivo che fu fatto allora sulla stessa logica e con la stessa logica, abbiamo immaginato come era giusto e corretto di completare la transazione con quelle fatture che erano rimaste sostanzialmente fuori, e quindi non facciamo altro oggi che completare quel ragionamento e chiudere definitivamente quel periodo storico particolare così difficile allora. Poi le cose naturalmente sono cambiate, ad Acropoli abbiamo migliorato molto la raccolta differenziata, molti di questi costi sono diminuiti, quindi stiamo parlando di un momento difficile, particolare, che fortunatamente oggi è superato, e quindi con questa ulteriore voto in consiglio andiamo a chiudere una vicenda che ormai ci siamo messi alle spalle, quindi possiamo dire anche positivamente. Ci sono interventi? Bene, nessun intervento, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, articolo 194,1, precetti e successivi atti esecutivi, riconoscimento debito fuori bilancio, accordo transattivo con la controparte provincia di Salerno, con rateizzazione pluriennale. Relazione il sindaco. Allora, finalmente si chiude, e sono anche qui contento, insomma, di questo accordo finale, questo contenzioso che si era aperto con la provincia di Salerno rispetto ai famosi pagamenti dell'incasso autovelox che doveva essere riconosciuto ai proprietari della strada. Voglio soltanto ricordare brevissimamente, per non tediarvi, che a suo tempo, quando si è formata praticamente la provvista finanziaria, noi abbiamo provveduto a mettere in bilancio le cifre necessarie per pagare la provincia. La questione con la provincia era soltanto sul fatto che la provincia si aspettava un pagamento unico, e noi abbiamo sempre proposto invece un pagamento rateale, naturalmente, e su questo, diciamo, ci siamo trovati in disaccordo. Ecco. Finalmente siamo riusciti a trovare un'intesa complessiva su un pagamento pluriennale
che ci consente quindi tranquillamente di affrontare con serenità questo approccio. Se avete dato un'occhiata alla transazione, evidentemente il pagamento mensile e quindi una rata abbastanza agevole ci consentirà tranquillamente di affrontare la spesa, ripeto, però per quel che riguarda il bilancio le poste erano già da parte, come la legge insomma a suo tempo prevedeva. Era un problema soltanto di cassa, sostanzialmente, che andiamo a chiudere finalmente, e quindi da oggi in poi abbiamo chiuso un altro capitolo, un'altra questione con la provincia, che era in qualche modo poteva comunque sembrare negativa, in quando due enti sono in contestazione non è mai un fatto positivo. Da oggi la chiudiamo, l'accordo è stato raggiunto e quindi abbiamo superato anche quest'altra scoglio, insomma, che in qualche modo ci ha fatto anche discutere tante volte in questo consiglio. Se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Vesca. Quindi, allora, definitivamente questo è l'accordo per l'autovelox, sostanzialmente, no? Quindi definitivamente viene chiusa la questione con l'autovelox. È stata la mia dimenticanza, non ho visto il costo del comune, quale sarà questa, di quali saranno i mensili. Qui in effetti non è un costo, consigliere, diciamo che per quel che riguarda noi abbiamo sempre messo da parte l'entrata che era di competenza della provincia, quindi rispetto a questa entrata noi abbiamo complessiva, abbiamo sottratto i costi di fatto che erano di competenza dell'utilizzo della macchina, cioè rispetto a 10 che magari era l'incasso complessivo, abbiamo tolto una cifra, che ora dico dei numeri, 5 per dire che erano i costi di gestione della struttura, e quello che rimaneva, il 5 diciamo così, sempre nelle tutte le ore che rimaneva, doveva essere diviso in 2, e quindi che il 2,5 che toccava alla provincia non l'avevamo messo da parte, ora glielo andremo a dare, come giusto che sia, rateizzato in più anni, questo è il senso, quindi non c'era un costo, cioè era un utile che noi conservavamo da poter dare alla provincia, abbiamo dato l'India si taglia un po' alla volta. Il pagamento finale di quando sarà? Queste... È di 950.000 euro. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consigliere Coppola? Favorevole. Chi è contrario? Pesca? Astenuti? Nessuno. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Coppola favorevole. Contrari? Pesca? Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Quarto punto all'ordine del giorno. Articolo 194, comma 1, lettera A, sentenza TAR Campania 5316/2009 e successivi con rateizzazione pluriennale GDA SPA. Sì. Prego, sindaco. Allora, qui abbiamo un'altra questione che è stata sollevata dall'azienda GTA rispetto a dei pagamenti, diciamo, di oneri verso l'ufficio urbanistica. Si trattava di un cambio di destinazione d'uso di una struttura, l'ufficio tecnico fece i calcoli che furono regolarmente pagati a suo tempo. Poi, rispetto a quel conteggio che era stato fatto e pagato dalla GDA, la stessa GDA ritenne di voler avviare un contenzioso con l'ente, ritenendo che il pagamento dovesse essere diverso da quello che il Comune gli aveva in qualche modo attribuito, e quindi si è andato in giudizio. In giudizio il giudice ha decretato, insomma, che effettivamente, secondo la valutazione che hanno fatto i giudici del Tribunale, del TAR, evidentemente il calcolo fatto dall'ENDE non era corretto, non era corretta neanche la richiesta da parte di GDA, e ha trovato una soluzione intermedia, e quindi dobbiamo sostanzialmente restituire parte di quella cifra a GDA, e mi pare che il complessivo della stessa è di euro 78.953, di cui 76.780 di sorta capitale e 1.700 euro di spese legali. Anche qui un debito fuori bilancio del tipo che deriva da una sentenza da riconoscere il Consiglio Comunale. Come dalla transazione abbiamo trovato un'intesa, mi pare che restituiremo la cifra in 2 anni, 39.269
entro il 31 marzo dell'anno 2021 e il 31 marzo 2022 la restante cifra di 39.269. Anche qui un'operazione corretta che consente di sistemare una debitoria e l'approccio alla stessa è anche ripartito su più anni in modo tale da consentire un pagamento senza attenzione di cassa. Se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi? Prego, consigliere Vesco. Ma non intervento che non si riferisce a questa, soprattutto a questa libera, ma al metodo. Credo che purtroppo tutte le amministrazioni comunali, come sindaco, si vengono a trovare sempre con dei contenziosi antecedenti rispetto anche alla loro immissione in quello che è l'amministrazione. Quindi io credo che laddove ci è possibile evitare un contenzioso, quanto praticamente le ragioni, io mi riferisco pure all'assessore Benevento, quanto le ragioni siano abbastanza chiare che dalla controparte, credo che sia preferibile fare sempre delle transazioni. Quando si riesce a individuare che praticamente vi è un torto da parte del comune abbastanza elevato e qualificato per quelle che sono le norme, credo che fare le transazioni è sempre la cosa migliore, perché ci sono dei costi che si abbatteranno sicuramente da parte del comune. Quindi quello che è un invito da parte mia è di cercare anche per le future amministrazioni di evitare i contenziosi che hanno già di per sé un aspetto tale da determinare un costo ulteriore per il comune. Mi riferisco per esempio magari quando si può subire un decreto ingiuntivo da parte del comune, mi riferisco a quando praticamente ci sono delle note certe che il comune è debitore, perché così si abbatteranno tanti costi al comune e magari con la ratizzazione, con la controparte, si riuscirà ad evitare tanti ulteriori costi per il comune stesso. Grazie. Prego, assessore Benevento. Grazie. Voglio ringraziare il consigliere Pesca, ma comunque questo comune già sta agendo in questo modo, anzi in questo ne approfitto dell'assist che lei mi ha fornito per complimentarmi, oltre che con il sindaco, con i consiglieri comunali che in questi anni hanno avuto il coraggio di approvare nell'ambito del Consiglio Comunale tante transazioni. Nel caso specifico delle tre che oggi sono state portate all'attenzione del Consiglio Comunale, quella che riguardava ovviamente la provincia non è una transazione di tipo giudiziario, perché stiamo parlando di un accordo tra il Comune e la provincia. Per quanto riguarda invece quella di GDA, il sindaco è stato molto esaustivo, si tratta di problematiche relative allo smaltimento di rifiuti, ma ci sarà comunque un'azione di rivalsa del Comune nei confronti dell'Unione dei Comuni, perché in questo caso riteniamo che comunque la spesa debba essere assoggettata e la competenza all'Unione dei Comuni. Per quanto riguarda quest'ultimo terzo caso della GDA, stiamo parlando comunque di un contenzioso inevitabile del 2009, perché a fronte di una richiesta dell'ufficio urbanistica, che poi il TAR nel 2009 ha ritenuto erronea, anche la richiesta da parte della GDA era di 136.000 euro, mentre il TAR ha riconosciuto una cifra di 69.000 euro, quindi molto più bassa rispetto a quella che era stata era stata prospettata. Sto parlando ovviamente di problematiche di livello urbanistico sorto nel 2009. Comunque, in tutti i casi, la ringrazio per la costante disponibilità e cercheremo sempre di più di stare attenti a eventuali sprechi che non ci devono essere nell'ambito dell'ente, cosa che già sta avvenendo. Grazie. Grazie assessore, ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alla proposta? Favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Astenuto. Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Contrario, nessuno. Astenuti. Pesca. Il Consiglio approva. Quinto punto all'ordine del giorno, assestamento generale del bilancio di previsione annuale. Assessore Mutalipassi. Presidente, a riguardo volevo chiedere a questo Consiglio la possibilità di spostare questo argomento alla coda degli argomenti trattati in questo Consiglio, per delle approfondimenti che l'ufficio ragioneria sta eseguendo, quindi daremo atto successivamente a questo Consiglio. Bene, allora su proposta dell'assessore Mutalipassi chiedo al Consiglio l'inversione dell'ordine del giorno. Il quinto punto, assestamento di bilancio, va all'ultimo punto e a seguire riprendiamo poi gli altri argomenti. Allora, chi è favorevole alla proposta dell'assessore di modificare il punto dell'ordine del giorno?
Contrari, Coppola favorevole, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ok, il Consiglio approva l'inversione, passo al successivo punto, è uscito Pesca, rientra Pesca. Allora, il quinto punto dell'ordine del giorno, da 6 passa 5, realizzazione, nuovo commissariato di pubblica sicurezza, concessione d'uso a titolo gratuito per la durata di anni 30. Relazione il sindaco. Allora, sapete che vi ho portato a conoscenza già da qualche tempo di questo ragionamento aperto con la questura di Salerno, con la prefettura di Salerno, con il ministero, per la localizzazione ad Agropoli di un commissariato di polizia. Il lungo percorso, diciamo, di trattative che ci ha portato a trovare un'intesa, e devo dire, su questo devo ringraziare realmente i procuratori Ricci e Primigerio, perché sono stati loro a dare uno spunto importante, una spinta importante a tutto questo. Oltre alla nostra richiesta, naturalmente, sono stato i due procuratori capi di Valle di Salerno a aiutarci in questo percorso complicato per arrivare a ottenere nel sud della provincia di Salerno un commissario di polizia. Credo loro ne facessero una necessità di logistica, e un po' la nostra spinta politica, la nostra volontà e la determinazione a dare più sicurezza alla nostra città, un po' la loro spinta che necessitava evidentemente di un ragionamento di implementare la pubblica sicurezza nel sud della provincia di Salerno, ha portato a trovare finalmente un'interlocuzione diretta con il Ministero, che ci ha dato la disponibilità di aprire un commissariato da Agropoli. Il problema rispetto a questo è la difficoltà attuale che il Ministero ha a investire delle somme nel campo strutturale, evidentemente. Quindi è certo che loro riusciranno a implementare il personale, quindi, ma non avevano capacità di investire nel campo della logistica, quindi la struttura non possono versare, come fanno altre amministrazioni, il caso per esempio della caserma della Guardia di Finanza, dove viene versato comunque un canone al comune. In questo caso ci hanno detto chiaramente che non c'era, almeno al momento, la possibilità di implementare nessuna cifra per canone e quant'altro. Ma io credo che l'importanza di un servizio come questo, la necessità di un servizio come questo, ci pone nelle condizioni anche di fare una scelta decisa, di proseguire questo tipo di percorso anche senza aiuto da parte del Ministero. Io penso che questa comunità, la voglia, la determinazione di ottenere questo risultato, per noi molto molto importante, di ottenere questa struttura ad Agropoli, considerate che saranno almeno 40 le persone impiegate nella struttura commissariale con tantissimi servizi, pensate soltanto che probabilmente avremo rispetto a questo due pattuglie H24 sempre operative nei nostri territori. Immaginate che oggi i carabinieri ne hanno una soltanto, che deve coprire un territorio molto vasto, quindi andiamo sostanzialmente a quasi triplicare la presenza giornaliera H24 nel nostro territorio di pattuglie che garantiscano la sicurezza a tutti noi, oltre a tutti i servizi collegati, la capacità di indagine che certamente ha la polizia, insomma tante cose positive che io ritengo siano tali da spingere questo Consiglio Comunale, mi auguro all'unanimità, a dare la possibilità di costruire la struttura e concedere in comodato gratuito al Ministero per poter ospitare questo servizio così importante. Credo che non devo dire altro, perché immagino che insomma sia anche una richiesta, cioè una cosa attesa dalla città. E quindi chiedo al Consiglio di esprimersi, e mi auguro favorevolmente, mi auguro l'unanimità. Ci sono interventi, prego consigliere Vesco. Sindaco, abbiamo parlato spesso anche di questa, anche informalmente, di questa possibilità della polizia ad Agropoli. Il problema è questo, qual è il costo per la realizzazione di questa caserma che dovrebbe nascere sempre a Via Scarpa, se non sbaglio? Al momento siamo nella fase della progettazione preliminare, la valutazione fatta all'ufficio è di 2 milioni e mezzo di euro tra acquisizione dei terreni e sviluppo della struttura. È chiaro che i nostri tecnici stanno interfacciando meglio con chi si occupa di logistica
perché è necessario capire in maniera dettagliata tante cose, come fare le celle di sicurezza, come organizzare l'ingresso, dove sta il piantone, come fare la recinzione. Sono tanti dettagli che naturalmente non conoscevamo, che abbiamo cominciato a conoscere insomma con la costruzione della Casa della Guardia di Finanza, alcuni dettagli tecnici e organizzativi che non ci consentono di essere precisi al millimetro, ma diciamo che la cifra sarà intorno a 2,5 milioni, probabilmente qualcosa in meno, però ci aggiriamo in una cifra di queste dimensioni. Io annuncio il mio voto di astensione per un motivo semplice, perché ritengo che questa sia una scelta importante della politica agropolese, quindi la politica fa le sue scelte e quindi questa amministrazione ha scelto di spendere questa somma per la polizia. Ritengo che noi dovevamo spingere di più per quanto riguarda, e questo fa parte anche della politica dei riferimenti politici nostri, affinché questo costo potesse essere eventualmente spalmato anche tra il Comune ma anche col Ministero, perché oggi accollare nuovamente il Comune di Agropoli di un altro mutuo di 2,5 milioni per quest'opera credo che sia sostanzialmente non del tutto un qualcosa di conveniente per la città, perché comunque facciamo un altro mutuo di 2,5 milioni per la città stessa. Tenuto conto di un'altra cosa, e non vorrei che questo si possa verificare, che naturalmente noi che miravamo anche alla realizzazione della caserma dei Carabinieri, che noi teniamo, che praticamente è stato il baluardo di questa città e lo è ancora da tanti anni ancora, può essere nocivo per la realizzazione della caserma dei Carabinieri, che potrebbe allo stesso modo pretendere eventualmente al Comune la realizzazione di una struttura del genere con un costo praticamente zero per quanto riguarda gli stessi. Tenuto anche conto che la Guardia di Finanza comunque paga un canone. E noi poi c'è anche un'altra struttura importante di salvaguardia della città, che è la nostra Polizia Municipale, che in questi anni è cresciuta tantissimo e che sta svolgendo un'opera attenta anche sul territorio. Quindi non vorrei che questo potesse spostare come costo impedire un'eventuale ulteriore caserma di queste strutture già presenti. Per cui però ritengo che sia una scelta politica importante che questa città fa, e la politica è questa: l'amministrazione comunale ha dei suoi obiettivi e ha raggiunto questo obiettivo di avere questa polizia. Io ripeto, per me è il mio voto di astensione, perché ritengo che non sia un costo eccessivo per la città quella di ottenere, eccessivo per la città, fatto da solo al fine di ottenere questa polizia municipale. E quindi mi astengo. Grazie. Grazie. Prego, sentire. Mi chiede, io non volevo replicare, mi chiede per una replica il suo intervento, perché lei ha detto che avremmo dovuto fare maggiori richieste e fare maggiori pressioni, però a questo punto io non volevo aprire questo ragionamento, ma lei mi costringe diciamo a ragionare. Noi abbiamo un senatore della Repubblica del nostro territorio che tra l'altro ha rapporti molto forti con sottosegretari al Ministero che hanno possibilità di intervenire in questo campo, il quale si è anche pubblicamente diciamo vantato di aver contribuito all'apertura di questa possibilità per la città di Agropoli, cosa che a me non risulta, può darsi pure che l'ha fatto al di sopra della mia testa e non so niente, ma non risulta che abbia speso neanche una parola per il commissario di Agropoli, anzi mi risulta tutt'altro, ma non voglio andare in polemica, quando le cose non le conosco non le so, quindi rispetto a questo mi costringe a rispondere che poteva esserci certamente qualcuno e ci può essere ancora qualcuno che si impegna rispetto a questo, atteso che noi abbiamo avviato un percorso, ma finché il mutuo, e qualora il mutuo dovesse essere citato lo possiamo sempre utilizzare diversamente se qualcuno ci dà una mano, come dire, a risolvere il problema. Quindi lei ha un rapporto con un senatore del nostro territorio che potrebbe farlo, fino ad ora non ha fatto niente, ma si è complimentato invece dal suo ultimo post che ho letto con la prefettura per la scelta e con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento, quasi come se la Cassa finanziasse direttamente l'intervento e non desse i soldi a noi sostanzialmente, quindi addirittura quasi a prenderci in giro. Quindi colgo l'occasione quindi per rispedire al mittente le chiacchiere che ha fatto questo senatore, ritenendo che si fa in modo diverso la politica. E inoltre poi, consiglieri, il concetto è come quello che dicevo all'inizio io, cioè una cosa può costare poco o può costare tanto, dipende dal valore che se ne dà. Io penso che oggi la sicurezza è al primo posto e che se dobbiamo darci un bizzico sulla pancia ce la dobbiamo dare secondo me per garantire sicurezza alla nostra città, e l'arrivo del commissariato garantirebbe tanto, una richiesta molto forte
da parte dei cittadini e una richiesta forte e unanime da tutta la città. Quindi diciamo anche politicamente si assume la responsabilità in qualche modo di etichettarlo come una scelta negativa, per quanto la sua astensione non è un voto negativo, ma la sta etichettando in maniera negativa, quindi non so diciamo anche per lei quale può essere diciamo il risvolto politico. Credo invece che noi dobbiamo sostenere a gran forza la legalità, la sicurezza, e lo possiamo fare veramente in maniera concreta. Ripeto, le ho citato per esempio il procuratore Ricci, che molto spesso ci siamo visti e mi ha chiesto, sollecitato di andare in questa direzione, perché c'è realmente la necessità, e chi meglio della procura ci può dare certe indicazioni. Quindi penso che un consiglio di questo tipo va seguito. Quel che riguarda la questione dei carabinieri, stiamo portando avanti anche quell'altro ragionamento. Assolutamente le due cose non si vanno a sovrapporre, ma viaggiano parallelamente. La comunità dei carabinieri d'Acropoli già ci sta e rimarrà ad Acropoli tranquillamente, non ci sono dubbi rispetto ad altri percorsi diversi da quello che non è già avviato, e anche lì stiamo ragionando, implementando lì un ragionamento diverso, perché effettivamente lì i carabinieri hanno la possibilità di gestire un canone di locazione che oggi pagano in una struttura privata e che potrebbe essere, come è successo con la Guardia di Finanza, girato per il Comune a compensare parte della rata di mutuo che in qualche modo dovremmo andare a pagare qualora attiviamo anche quell'altro meccanismo. Per il momento il prefetto mi ha chiesto di andare in Consiglio Comunale, anche lui augurandosi l'unanimità, non ci siamo riusciti, ma tutte le ciambelle riescono col buco. Prego, Pesca. Per onestà intellettuale, ecco, il senatore di cui parlava il sindaco spesso mi ha chiamato per quanto riguarda il discorso proprio della realizzazione di questo commissariato ad Acropoli. Ora non lo so se non c'è stato questo incontro istituzionale con il sindaco, è un fatto che io non conosco, se vi siete sentiti o non vi siete sentiti, però posso assicurare che spessissimo mi ha parlato di questa realizzazione. Io ritenevo e ritengo che era giusto che anche il Ministero potesse intervenire, perché Acropoli è una città importante, una città in cui c'è ruota intorno Castellabate, Capaci, quindi avere un commissariato qua non è soltanto un vantaggio per la nostra città, ma per l'intero comprensorio. Per cui, essendo un vantaggio per l'intero comprensorio, credo che non debba soltanto il Comune di Acropoli accollarsi questo costo di 2,5 milioni di euro, ma che lo debba accollare il Ministero nella sua interezza, nella sua attività nazionale. Ecco perché il mio voto è di astensione. Non contrario alla realizzazione, però sostanzialmente era giusto che, già che il vantaggio, il commissariato di Acropoli non è solo per Acropoli ma per l'intero comprensorio, è giusto che ci sia stato anche il Ministero poteva intervenire con un aiuto. E su questo spingerò anche io affinché tutto ciò possa essere fatto, e mi faccio promotore anche di parlare con il senatore e con i riferimenti politici del movimento. Grazie. Grazie consigliere Pesca, ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Favorevole. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Costa. Favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Pesca. Il Consiglio approva. Sesto punto all'ordine del giorno, ex 7, modifica regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione Consiglio Comunale numero 45 del 14 luglio, e regolamento delle rateizzazioni, approvato con deliberazione Consiglio Comunale numero 74 del 27/10/2017. Relazione all'assessore Montalipassi. Grazie Presidente. Lo ricordo a questo Consiglio Comunale che questa amministrazione in diverse occasioni ha legiferato in maniera tale da venire incontro il più possibile ai debitori di tributi comunali nei confronti dell'ente, in modo di agevolarne il pagamento. In effetti attualmente esistono questi due regolamenti, il numero 74 del 27 ottobre 2017, che è chiamato appunto regolamento sulle rateizzazioni, e il regolamento numero 45 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 del 14 luglio 2020, che è il regolamento generale delle entrate, e però regolamenta la rateizzazione, ha avuto riguardo esclusivamente agli atti e agli avvisi di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020. Siamo voluti venire da questa amministrazione, ha inteso venire ulteriormente incontro ai debitori, considerato le gravi difficoltà economiche, soprattutto che si hanno in questo periodo a causa dell'emergenza Covid-19, e si delibera di, in entrambi le casistiche, mentre prima era prevista una rateizzazione massima di 48 rate mensili, di
implementare questo numero di rate a 72 rate mensili. Inoltre è rimodulata un po' la fascia di rateizzazione, vengono un attimino rimodulate. È previsto che qualora i debiti, in entrambi i casi, qualora i debiti superano i 10.000 euro, in questo caso si può chiedere la rateizzazione di 72 rate mensili, fino a 6.000 euro rimane il massimo di 36 rate mensili. Un'altra agevolazione che abbiamo voluto eliminare, e abbiamo voluto venire incontro ai contribuenti, è quello che il regolamento numero 74 del 27/10/17 prevedeva, che per poter accedere alla rateizzazione il contribuente avrebbe dovuto pagare anche una prima rata del 20%. Quindi eliminiamo anche questa postilla e quindi diamo la possibilità di fare rate costanti a seconda di quando è l'ammontare del debito. Chiedo però una correzione, segretario, al riguardo, che mi sono reso conto che c'è un errore di battuta nella proposta. Quando a un certo punto si parla fino a un massimo di 48, però al numero, a lettere è citato 48, però al numero è citato 72, chiedo che questa parola 48 appunto venga letteralmente cambiata a 72 rate, quindi venga equiparata a quello che il dato a cifra. Viene cambiato numericamente, no. Giusto? Il numero. No, letteralmente. Numericamente è esatto, è letteralmente che è sbagliato. Cioè rimane 48 numericamente? No, viene 72. Diventa 72. Ok. Il numero delle rate. Dove la parola 48 viene sostituita da 72. E un'ultima agevolazione è quella che, mentre prima per la concessione della rateizzazione era prevista, erano subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria assicurativa dall'importo superiore ai 6.000 euro, abbiamo ampliato questa fascia, la rendiamo obbligatoria solo per gli importi superiori a 10.000 euro. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Ci sono interventi in merito? Allora, come ci ha fatto notare l'assessore Mutalipassi, la proposta viene modificata con quella correzione che da 48 passa a 72. Okay. Chi è favorevole alla proposta così modificata? Favorevole. Coppola, favorevole. Chi è contrario? Chi si astiene? Pesca. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Favorevole. Coppola, favorevole. Contrari? Nessuno. Astenuti? Pesca. Il Consiglio approva. Settimo punto, ex ottavo punto all'ordine del giorno, modifica nuovo regolamento gruppo comunale di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 66 del 28/11/2013. Relaziona l'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Presidente, volevo giusto fare una precisazione. È presente in aula il Collegio dei Revisori, i quali mi facevano notare che giustamente negli argomenti che abbiamo trattato esistono i loro pareri favorevoli, quindi non diciamo di far presente questo qua, perché gli argomenti attualmente trattati sono. Perfetto. Sono stati. Ma la delibera è a conoscenza di tutti i consiglieri che sanno naturalmente della questione delle. Quindi diciamo. È chiaro che l'abbiamo dimenticato di dire, ma è superfluo, nel senso che tutti i consiglieri hanno conoscenza del parere favorevole in quanto è allegato alla delibera e c'è scritto nella delibera. È sempre stato fatto così, quando verrà pubblicata sarà così. Comunque diamo atto che della persona. Perfetto. Ci fa piacere che è venuto, non è mai venuto, dato che è venuto oggi ci ha dato un contributo che terremo in considerazione per il futuro. Grazie. Grazie a voi. Allora continuiamo il punto 7, ex ottavo punto. Prego, assessore Mutalipassi. Come accennavo in precedenza, stiamo per chiudere un anno difficile a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19. E in quest'anno merita un plauso particolare,
come lo merito comunque tutte le altre associazioni di volontariato, dalla Croce Rossa alla Caritas, le associazioni Carabinieri in congedo, a tutti i volontari privati, a tutti i cittadini che hanno voluto dare il loro sostegno alle imprese con delle donazioni in beni, anche in denaro, per far sì che si possa affrontare e dare i bisogni delle, diciamo, delle famiglie maggiormente colpite dalla emergenza, ma merita un plauso particolare il nostro gruppo comunale di protezione civile che in questi giorni, una volta che il sindaco aveva istituito il COC, non si è mai tirata indietro e ha dato supporto anche in questo ambito, nonostante il danni, ormai questo gruppo dà il proprio supporto in caso di emergenze quali incendi, quali allagamenti o eventualmente quali anche in occasione di manifestazioni. In quest'anno particolare poi ha dato il suo supporto, quindi oltre che per l'assistenza alla collettività, al trasporto, ricordo, al trasporto dei cibi presso le abitazioni dei cittadini costretti alla quarantena, ha dato il proprio supporto per l'assistenza, diciamo, ai pensionati che dovevano andare a regolamentare, diciamo, gli assembramenti per ai pensionati che dovevano andare all'ufficio postale di ritirare la pensione, ha dato assistenza in occasione delle votazioni del referendum e delle votazioni regionali, ha dato anche assistenza in occasione di quei giorni in cui le scuole sono state aperte a regolamentare l'afflusso degli studenti presso le scuole. Il loro contributo, il loro apporto, ricordo, è assolutamente volontario. L'amministrazione vuole dare un piccolo gesto di riconoscimento a favore di questi volontari, riconoscendo loro, qualora sempre sono costretti a intervenire in situazioni di emergenza, quindi quando vengono in determinate occasioni, quindi ben determinate, e qualora il loro servizio superi le 6 ore o anche le 4 ore quando è coperto la fascia oraria dalle ore 12 alle ore 16, di riconoscere loro un buono pasto del valore di euro 7. Penso che è una cosa che è ampiamente meritata e penso che questo consiglio approverà questa proposta. Grazie assessore, prego consigliere Pesca. Volevo anche come opposizione agganciarmi a quella che diceva l'assessore. Effettivamente la protezione civile agropa e gli altri gruppi di volontariato, io stesso ho avuto modo di verificare in che modo si sono impegnati per la città, in che modo si impegnano per la città. Quindi ritengo che questa proposta del buono pasto vada sicuramente votata ed appoggiata, perché praticamente per quell'opera che stanno facendo tutti i volontari di Agropoli, ma anche del volontariato, sia qualcosa di veramente positivo per la città e vada incentivato. Quindi io faccio veramente i complimenti a tutti coloro che partecipano a questi volontariati, perché veramente l'ho visti attenti, presenti in ogni manifestazione, soprattutto nel periodo Covid, l'ho visti che giravano ad Agropoli anche al loro rischio per quanto riguardava la possibilità di poter contrarre la malattia. Quindi un complimento a tutti i volontariati di Agropoli e quindi anche come opposizione il mio voto favorevole alla proposta. Grazie. Ci sono altri interventi, passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alla proposta? Coppola? Favorevole. Unanime il voto. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Favorevole. Il Consiglio approva. Ottavo punto, ex quinto punto, assestamento generale del bilancio. Assessore Presidente, posso chiedere una sospensione rispetto a questo? Sì. Allora, il sindaco, nel formularmi la richiesta di sospensione, questa presidenza si avvale dell'articolo 51 e articolo 66 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Riaggiorno la seduta alle ore 12:30 per la discussione dell'ottavo punto, ore 12:30 di oggi e 31 dicembre 2020. Ok, chi è favorevole alla proposta? Favorevole. È unanime. Il Consiglio approva, si riaggiorna il Consiglio alle ore 12:30 di oggi, 31 dicembre 2020.